accoglie ogni or la fervente preghiera, non negar a questo straziato mio cor tregua al suo dolor. L'8 dicembre 1859, festa dell'Immacolata Concezione, i coniugi Pizio di Torino si facevano protestanti dietro promessa di aiuti finanziari, essendo essi nell'indigenza. Ti invoca e attende che tu le dia la pace. Lo stesso giorno il padre Alberto Pizio cercava di vendere alcuni vecchi mobili e tra questi un bel quadro della Vergine dipinto sul legno. Ma i compratori, vedendo l'immagine dell'Immacolata, proruppero in orrende bestemmie e uno di essi tentò ripetutamente di farlo a pezzi con una scure. Senonché la scure si ruppe, ma l'immagine rimase illesa. Infuriati, i tre malviventi gettarono il quadro sul fuoco. Ma il miracolo si ripeté. Le fiamme carbonizzarono tutto il legno intorno all'immagine, rispettando prodigiosamente la figura della Vergine. I profanatori fuggirono allora spaventati e il Pizio nascose il quadro. Dopo, sua moglie, saputa la cosa, incredula e ostinata nelle sue idee, volle a sua volta tentare di distruggere il quadro. Lo asperse con alcol e gli diedero fuoco. Nuovamente si ripeté il miracolo. Tormentati dai rimorsi, i due coniugi si consigliarono con un sacerdote, che suggerì loro di consegnare il quadro a qualche persona pia che pregasse per loro. Essi decisero di consegnarlo alle prime persone religiose che avrebbero incontrato la sera del mercoledì santo del 1860. La provvidenza dispose che tali persone fossero precisamente due religiose della congregazione di Ivrea recentemente fondata. Da allora il quadro venne gelosamente conservato dalle suddette suore, le quali lo hanno ora esposto alla pubblica venerazione in un grandioso tempio che sorge ad Ivrea presso la loro casa madre. I fatti prodigiosi riguardanti la taumaturga effigie vennero esaminati in un regolare processo canonico indetto nel 1910. Di esso si conserva copia autentica nell'archivio della Casa Generalizia di Roma.